Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Belgrado, Jugoslavia, ex Jugoslavia, il quale mi dice, dottore, mi chiede, dottore, come si fa ad avere fortuna? Come si fa ad essere fortunati? Ho letto tutto di più, ma mi considero non fortunato. Cosa posso fare per attirare a me, come una calamita, la fortuna? Rispondo a questo signore, rispondo anche a te che mi ascolti, che la fortuna si attira se tu tari, educhi, imposti il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico, l'88% della tua mente, senza se e senza ma, d'accordo? Senza se e senza ma. Noto molti libri, molti corsi che ti spiegano bla 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 bla, risultati zero. Perché? Perché parlano e fanno analizzare quello che scrivono, dicono i famosi guru bla bla, alla coscienza, la famosa critica, al tuo 12%, alla tua logica, alla tua razionalità che filtra, è nata perché nostro Dio, nostro Signore ci ha dato la coscienza, la logica, la critica, per evitare che qualcuno ci dicesse vai a buttarti nel pozzo, e tu senza ragionarci sopra, rifletterci sopra, andassi a buttarti veramente, ok? Per cui la coscienza, la critica non è un qualcosa come le tonsille. Mi viene questa metafora, questo aneddoto: quando ero ragazzino a 6 anni mi tolsero le tonsille in Svizzera, perché all'epoca i luminari della scienza moderna pensavano che le tonsille, che sono dei filtri naturali, naturali, fossero il problema della febbre, delle febbri, della tosse, eccetera, ripetute. Poi dopo cambiarono idea, ma intanto io sono senza tonsille. Ok, guarda un po' come cambia. Per cui la coscienza, il filtro, è stato messo lì non per rompere le uova nel paniere, ma è messo lì per evitare di far entrare le famose suggestioni negative, come vai a buttarti nel pozzo, oppure non c'entri un Kaiser con la vita, offese che i nostri genitori, vittime di altre vittime, in primis ci seminano nella nostra testa, oppure sei nato povero e morirai povero. Io, frequentando amici poveri, perché nasco da una famiglia povera, dignitosissima ma povera, molto povera, e di emigranti all'estero e compagnia bella, tu immagina le frasi che ci si ripeteva con gli amici tutto il giorno quando si giocava a pallone in mezzo alla strada a piedi scalzi, eccetera eccetera eccetera. Quindi, però, grazie a qualcuno che seminava nella mia mente, parlando delle sue storie, delle storie della famiglia, che era mia madre poi di fatto, ok, fermentavano nel mio subconscio certe idee, e adesso grazie a Dio, grazie al mio subconsciente, grazie all'ipnosi di CS vera professionale, posso dire di stare bene per le prossime 37 vite. E non lo dico per vantarmi, lo dico per ispirarti, perché come ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche a te, anche te. Per cui tu, purtroppo, che succede? Che la coscienza, il famoso guardiano di Asgard, come nel film di Thor, la famosa dogana, il famoso filtro, chiamalo come vuoi, la famosa critica, blocca anche le suggestioni positive. Quindi, se tu vuoi che sbocci il tuo desiderio, che si realizzi il tuo desiderio, che si soddisfi la tua esigenza e che ottieni ciò che sogni da una vita, o che ciò che ti ripeti, è importante che il seme arrivi, bypassi, salti, come il tipo dell'olio cuore, nel subconscio. Finché questa suggestione, questa parola, questa immagine sta ferma lì, arriva o non arriva, e non prende radici, come quando semi una pianta in mezzo ad un orto, mai poi mai vedrai spuntare i fiori, i frutti. Ecco perché tutti i guru bla bla,
tutti i libri che scrivono, tutti i corsi che fanno a livello internazionale parlano al subconscio, perché se prendi queste 1000 persone che ci sono in sala, se una cambia la propria esistenza e attira a sé la fortuna è anche troppa, è anche troppo. Per il motivo che vi ho detto prima, si sentono un po' gasati i primi 2-3 giorni e poi tornano alla loro routine, alla loro quotidianità. Per cui se tu vuoi attirare la fortuna a te, utilizza il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, con l'ipnosi magari di CS vera e professionale a V maiuscola, anche partendo da un solo audio MP3 di CS, come ad esempio Ego Entusiasmo, oppure Tu Sai Vendere, oppure No Passato Negativo, oppure No Depressione. Devi capire te di cosa hai bisogno, perché eliminata quella nuvola nera che ti sta causando tutta quella pioggia torrenziale nella tua vita di sfiga, sfortuna, tu possa dire: montagna spostati, la montagna si sposterà. Tu pensa che perché la minoranza nel mondo è fortunata? Ok, possiamo dire l'1, il 2, il 3%? Perché la minoranza è ricca? Perché la minoranza è felice? Perché la minoranza comanda? Perché la minoranza manipola? Perché la minoranza guida il gregge? E il 90% passa, sono soltanto povere pecorelle che parlano come parlano altri. Anch'io sono stato per tantissimi anni in questo gregge e mi allontanavo dal mondo dell'ipnosi perché avevo paura, diffidavo, pensavo a sette sataniche, pensavo a effetti collaterali, pensavo a manipolazioni, pensavo a sciocchezze. Invece quando ho iniziato il mio viaggio del salmone, un signore, un mio fratello, mi ha regalato un libricino piccolino, tascabile, che riguardava materie mentali, ma era così semplice, però ti dava un esercizietto. Io l'ho fatto, ho visto che qualcosa succedere funzionava e ho iniziato il viaggio del salmone, ok? Per capire chi c'era dietro, poi sono arrivato all'ipnosi di Milton Erickson, Brian Weiss, Dave Hellman, poi sono andato ancora su, nel 2008, siccome nulla succede per caso, capita un ictus molto grave a mio padre che lo paralizza per tutta la metà destra del suo corpo, provo ad ipnotizzarlo perché all'epoca ero un ipnotista autodidatta, non ci riesco, lo porto in una trance profonda, mio padre caccia acqua come se lasciassi un rubinetto aperto dal suo naso, mi impaurisco, ho paura, mi fermo, inizio a scrivere in tutto il mondo, in tutte le lingue, dai miei computer, dai miei tre computer sulla scrivania, un'email per chi anche nel mondo della medicina, ipnosi medica in questo caso si chiama, luminari molto conosciuti a livello internazionale avessero già trattato, affrontato casi di ictus con l'ipnosi, e tutti rispondevano all'unisono: no, anno domini 2008. Mentre stavo per gettare la spugna, soltanto la dottoressa Rina Brunini da Los Angeles Beverly Hills mi manda un'email dicendo: noi qui a Los Angeles aiutiamo a Los Angeles e abbiamo aiutato tantissimi casi impossibili con l'ictus, paralisi, ischemia cerebrale, infarto cerebrale, chiamalo come vuoi, anche casi altri impossibili, Alzheimer, Parkinson, autismo, diabete e chi più ne ha più ne mette. Io sono rimasto così. In 30 minuti ti garantisco, davanti a Skype con un computer ciofeca, una connessione ciofeca, in 30 minuti mentre si faceva il latte nella sua tazza americana o il tè, non mi ricordo più, facendo così: Rocco, adesso alzati e cammina. Mio padre si alza, surge, tambula come Lazzaro e cammina, dopo 2 anni di letto con piaghe di decubito dove la medicina diceva pippe. Questo è quello che può fare la tua mente, anche per la fortuna, non solo. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi gentilmente anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, amica mia, e alla prossima, del dottor Claudio Saracino. Ciao.